Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo tutorial su come installare Optifine e settarla al meglio. Ho deciso finalmente di installarla perché non è possibile che ogni volta che registro Minecraft ci siano quelli sul video. Allora andate nel link in descrizione, questo è il sito dell'Optifine e vedete su per quale versione di Minecraft la volete. Io ho l'ultima, l'1.7.10, non c'è ancora per 1.8 per gli snapshot, anche se giustamente ancora deve uscire. Dunque cliccate su download, io scelgo la ultra, attendiamo 5 secondi, non cagate a quello che esce qui se vi uscirà qualcosa, perché è tutto spam, e cliccate su avanti. Dopodiché clicchiamo qui e dovrebbe partire il nostro download. Non vi preoccupate, il file non danneggerà il computer, quindi conserva. Fatto questo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare tutta tutta quella cagata, %.minecraft.bin e scompattare Minecraft come una puttana che scompattiamo e ricompattiamo? No, la clicchiamo. Molto pratico. Davvero molto molto pratico, se mi esci eviti di farmi fare figure di merda, eccoti. Intel Optifine is successful installed. Fatto. E adesso vediamo un po' come starla al meglio. Bene ragazzi, siamo nel mio, nel vostro mondo, e vediamo un pochino come fare. Allora andiamo su opzioni e video settings. Allora, grafica fast, questo c'era già in Minecraft normale. Questo è render, oh mio dio, 32 extreme. No, mettiamo short, altrimenti laggo a bestia. Fog off. Fog start, non lo so che cosa fa ragazzi. Io ho guardato il video di un demente che ha provato a spiegarmi come funziona, ma non c'è riuscito. Bastardo di merda. Comunque animazioni io ho tutte on, perché altrimenti voi poi nel video non vedete un cazzo. Ah, other settings, queste non le avevo mai viste. Allora, autosave 3 minuti, facciamo 30 minuti, perché altrimenti poi è logico che mi laghi tantissimo. Full screen on, weather on, full screen mode default. Oh yes, me la lascio default. Allora, performance, devono essere queste. Smooth FPS, questi devono essere per incrementare gli FPS. On, ok, mi ha stabilizzato gli FPS. Load far on, allora carica questo mondo, carica i chunk di questo mondo alla distanza lontano con il render. Ok. Off, i chunk del mondo verranno caricati sulla distanza. On, i chunk del mondo alla distanza lontano. Oh, ok, verranno caricati più velocemente, ok. Smooth world, ok, il mondo veloce, ok. Chunk precaricati, ok. Qui ci precarica i chunk, ok, ottimo. Mettiamo due, così dovrebbe andare abbastanza bene un pochino. Aggiornamento dinamico, on, vabbè, mettiamo on. Caricamento lento, no, questo non mi piace. Fast render on, ok. Guardiamo un pochino come andiamo. Fantastico. Ok, mi sembra fantastico. Devo vedere poi nel video di action come viene. Se ci stanno più i che mi torturano ogni giorno. Mettiamo questo scheletro come prova. Il mondo mi si carica anche molto più velocemente. Oh mio dio. Sì, però mi si blocca. Oh, mi ha anche droppato un arco, grazie. Bene ragazzi, con questo video concludo qui. Il mio distributore di polli, quanto è carino. Quanto è carino. Ok, lo distruggerò. Va bene ragazzi, con questo video è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento, vi piace anche sulla pagina di Facebook, come nei video trovate nella descrizione, anche se quando vi dico questa cosa nessuno mi caga mai. Se volete lasciate un commento, un mi piace, oppure iscrivetevi, oppure lasciate un commento, un mi piace e iscrivetevi. E ciao a tutti.